Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in Andrelink e bentornati sulla Zoom Eleven 2 Bufera di Neve Randomizer. Ragazzi, siamo all'ottavo capitolo e ci troviamo a Okinawa, come possiamo leggere dalla scritta qui in alto o in basso rispetto a... sì, lì è in basso, ma qui è in alto. C'è un vortice gigante, è enorme e sembra che ci sia qualcosa all'interno che lo rende luminoso. Io sarei allontanato. Ah, la collera dell'oceano, ok. E c'è qualcuno che se la ride alla grande. Ah, un fantasma! Ma no. Ah, perché non si vedeva? Ok. Ci siamo. Finalmente siamo pronti. Ora è solo questione di tempo. Remon Eleven, stiamo arrivando. Capitolo 8. Il bomber di fuoco. Fra un po' incontreremo Axel, non sto nella pelle. Se tu ci credi però. Allora, parliamo col signor veteran per andare ad Okinawa. Ma non dovremmo neanche dirglielo. Lei deve andare a Okinawa se c'è Axel per davvero? O se c'è anche una remota possibilità. Andiamo a Okinawa subito. Qui, guarda, è sull'isola. Ah, come ci arriviamo? È anche un gommone sta... Ah, col traghetto. Che convenienza che il traghetto fosse pronto a partire. A quanto pare Darren Streamer è davvero sicuro di aver visto il bomber di fuoco qui. Sembrava Axel, ma... Cosa? Vecchia signora, cosa ha fatto lei? Ah, c'è un vortice gigantesco! Questa è opera della signora! Che poi, scusami, il vortice sta là, noi stiamo tipo 10 km più giù. No, dico, eh. Ovviamente Shona si gira perché no, quel suono mi ricorda una valanga. Abbiamo scoperto nello scorso episodio... Abbiamo scoperto nello scorso capitolo che Shona... Aveva un fratello di nome Aiden che è morto insieme ai suoi genitori purtroppo durante una valanga, quindi ha paura dei forti suoni. Sono dei coralli quelli, wow! Non avvicinarti all'acqua, Scott! Oh, chi è? Wow! Ma è un surfista californiano! Guarda com'è abbronzato! Ok, ora è un po' meno abbronzato. Yeah! Volando dal mare. Beh, volando! C'avevi la tavola da surf, una civista? Mamma mia, era ceccato Mark. Scott, no, che gli tiri la palla, imbecillo! Ciò a cui ho appena assistito richiede l'intervento di un esorcista. Esorcista! Non risponde. Che simpatico umorista! Non ha mai giocato a calcio? Cosa? E allora come ha fatto a calciare quella palla con gran potenza e precisione? Ah, però attenzione! Viene sfidato dall'app! Gli ha detto, beh sì, in fondo il calcio non è per tutti, poi quella palla non era neanche tanto forte alla fine. Vediamo un po' che sai fare, va? Contro Cloud che ci vuole. Lanciarsi avanti, ritirarsi. La palla si muove sempre, proprio come cavalcare le onde. Pallone invisibile, però. Non trovi che calcio sia divertente? Sì, molto, fratello, yeah! Senti, proprio parla proprio come un surfista. La mia squadra, la Mary Times Memorial, si trova a est. A ovest, non so perché. Però in teoria dovrebbe trovarsi a ovest, effettivamente, perché sennò andiamo in mezzo al mare a est. Hai mai sentito parlare di un giocatore che si chiama attaccante rovente? No, fratello, mai sentito. Ma se è un giocatore di calcio dovresti chiedere ai ragazzi del club della scuola, certo, ovviamente. Siamo alla Mary Times, però in mezzo al mare è carina, dai. Sì, quintalate di cemento per costruirla, un po' come Dubai, ma ehi. Tanto paga... Tanto... Sì, tanto paga il comune, fammi finire a parlare, per favore, che tu non sei il protagonista qua, sono io. Ma così, dall'oggi al domani? Io Cosa? Sei entrato nel club? sta gente non la capisco, è matta. Ma almeno sei capace a giocare? Sì, certo che sì. Io posso cavalcare qualsiasi onda. Non ti ho chiesto delle onde, ti ho chiesto del calcio. Si è divertito a giocare con noi. Ehi, Crazy, bellissima, ben ritrovata. Ti faremo il culo a stelle e strisce, come la Man in Black. Dunque, dicevo, dice io sono bravissimo a giocare a calcio, quindi vi romperò il sedere, invece ne rompiamo a voi. Si parla di culi in ogni episodio, ragazzi. Madonna, che bella sta serie. Facciamo una partita non perché Mark sia malata di calcio, vi ricordo, qui Mark è una femmina. Ma perché dobbiamo sapere informazioni su Axel? Sì, se c'è Okinawa, bisogna sempre vedere. C'era qualcuno che stava osservando la partita, eccolo!
Sei qui per guardare la partita? Cazzi miei. Oh, scusatemi. No, fatti miei, dicevo. Ehi, ragazzo. Sai cos'è Football Frontier, vero? Quella squadra è la Raymond Eleven, i campioni in carica. Molti sono stati feriti affrontando gli alieni e hanno dovuto lasciare la squadra. Sì, perché se non se ne è accorto manca qualcuno dei suoi vecchi compagni. Oh, guarda! La partita sta per cominciare, ti fermerai a guardare, di vero? Beh, l'ha capito Veteran che quello è Axel, no? Ether, Veteran mica è un tonto come noi che non vediamo che quello è Axel. E che non lo vediamo proprio neanche fisicamente. Diamoci da fare, ragazzi, allora. Pronti? Accidenti, continua a perdere la palla e allora prova a non mancarla. Ma poi perché dovrei avvicinarmi alla porta? Posso segnare anche da qui. Largo! Davvero può farlo? Mark, quando senti qualcuno che urla, posso fare gol anche da qui? Prepara la mano di luce, o almeno, Hardy, è stato un tiro incredibile! Puoi dirlo, fratella! Io posso cavalcare qualsiasi onda, sì, la tua catchphrase va bene. Però Axel non può giocare. È chiaro oramai che quel tizio è Axel, perché noi vediamo tutto! Ehi! Ma Aiden! Non avete bisogno di Axel, Shona Frost sarà il vostro attaccante. La vostra. Ah, che ambiguità sti giochi, cavolo, o maschio o femmina, uno delle due. Identificati. Tormenta glaciale? Ma così? Dal nulla? Davvero? Fa gol? No. E invece sì, siamo pari. No, ragazzi, no, allora, il gol del vantaggio loro no, eh. Mo' mi arrabbio. Attenzione, che succede? Oh, tega di roccia! Sì! Una delle mie tecniche preferite! Che bella! Cos'era quello? Bellissima questa! Mi piace un sacco! Diamoci da fare e vinciamo questa partita! Dunque! Ah, se potessimo performare l'ariete in Azuma! Ma non importa, calcio gemelle, evoluzione 1! Bomba in porta! E al portiere si è finito tutti quanti i punti! E questo è il gol del vantaggio, ragazzi. 2 a 1. Yeah! Ti prego, ruba palla. Sì, grandissimo Claudio Strifi. Claudio Strifi che prova il tiro dalla distanza. Calcio arcobaleno. In teoria, questo tiro dovrebbe arrivare direttamente in porta perché vola. Vedi come vola? Ok, furore della Mary Times. Ragazzi, ma che è successo? Ah! Beh, vabbè, ora. Oh, però tutto quanto il campo si è fatto, eh. Vai, Cesar, fammi una bella capocciata. Boom! E boom! Faccio come il nonno di Mark, quando fa le tecniche scrive apri mano, stringi, pau, ca, pam, tutti quanti quei versi strani, no? Eccolo qua, 3 a 1. Yeah! Oh, no, 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 non ci credo! No! Non esiste, ma non può essere una cosa. No, ragazzi, guardate il gol, guardate. Io ho fatto un passaggio sbagliato e la palla ha fatto. Ma no, ma in Azuma Eleven 2 anche così si segnava. Guarda. Vedi, ho tirato con Chameleon. Il portiere dice, boh. E non vedo qualcosa passare. Ancora una volta. Volevo passarla a Ces, ma il prossimo non passerà. Se fai come con questa, passa pure una tartaruga, passa, zio. Cioè, stai attento. Abbiamo vinto, ragazzi. Grazie. Se il portiere si sta a guardare la palla mentre passa, dice cos'è? Non l'ho mai vista. Allora, adesso ci potete dire qualcosa di questo bomber? Ah, sì, ok, vuotiamo il sacco. Non ne hanno mai sentito parlare. Quindi dobbiamo andarci a fare un giro per Okinawa? Attenzione però! Oh, Genesis! Ti sei divertito, Xin? Che vuol dire? Hai giocato contro la Raymond, no? Con il nome di Genesis. Perché te ne sei andato a metà partita? Ah, non credere. Nostro padre non ha gradito il fatto che tu non sia riuscito a sconfiggere la Raymond, sai? Veramente ci ha devastato. Quel titolo sarà presto mio, il nome Genesis, è della mia squadra, la Prominence, ma se si chiama Prominence, ti garantisco che la Diamond Dust non si farà da parte per te.
Ma se avete già dei nomi, cosa volete? Ragazzi, sta succedendo qualcosa di strano. Dor viene con me. Gli ho parlato e mi si è messo a dire: ehi, qua il mare è bello, ti piace? Sì, ti ho già visto da qualche parte. In realtà qui si trova un giocatore storico di Nazome Eleven che esiste fin dal primo capitolo. E in realtà nel primo capitolo si può ottenere, ma non nella versione giapponese se non sbaglio, solo in quella europea. Dovrebbe chiamarsi Sunny se non erro. Molto famoso. Si continua con l'allenamento in spiaggia, non che sia molto rilevante, ma niente di meglio. Intanto Sean ha ancora problemi di doppia personalità. Questo Axel l'hanno definito l'attaccante perfetto, non è vero? Sì. Mi chiedo se sia meglio di me. Forse non avranno più bisogno di noi una volta che sarà tornato. Non ho bisogno del tuo aiuto. Parole grosse per uno come te. Non ricordi quello che ha detto papà? Voi due sareste la squadra perfetta se riusciste a giocare insieme. Oh, allora. Oh, scusami. Da questa parte, presto. Cos'è questo? Devo averlo fatto cadere quel ragazzo. Shona, datti una mossa. Parla piano con Shona. Ehi, sta succedendo qualcosa di sospetto qui. Quel tizio sembrava... con quel ciondolo. Allora, si può entrare o no? Dora, sei là dentro, di qualcosa! Harley, Dora, ti ho trovata, sei in trappola? Mark, guarda, era per terra laggiù. Un pallone nero, ma consumato dalle fiamme, non perché è nero della Alius. Ha lasciato cadere questo, quel tizio col cappuccio. Ecco, questo è di Axel, si trova a Okinawa, è ovvio. Ah, l'ha fatto fuggire Dora. Ragazzi, che ti aspettavi? Non vuole essere scoperto? Sta qui apposta per non essere rintracciato. Sì, però sta pestando Dora, poverina. Lasciala stare. Teppista col cappuccio. Ma perché teppista, poverino? Però, la divisa è sempre la stessa, eh? Ci ha affezionato. Eccola. È la Epsilon. Il rumore viene dalla Maritimes. È ovvio che era Epsilon. Ah, è Vortice! Ah, ok. Quindi non è la Epsilon, allora. Va bene. E invece sì, sono loro, è ovvio! È arrivato il momento, Raymond Eleven. La vendetta va servita fredda. Epsilon! Cosa ci fa l'Epsilon qui? Okinawa è il nostro campo di allenamento. Voi siete piombati dritti nel nostro territorio. È scritto che avremo una rivincita. Quindi voi vi allenate lanciando le palle a Okinawa. Come funziona? Non ci chiamiamo più Epsilon. Ora siamo l'Epsilon Plus. Dovete giocare contro di noi perché se no saremo costretti a distruggere un'altra scuola o due. Ma una! Siamo alla Maritimes, distruggete solo la Maritimes, no? Cosa ci fa Dvalin là davanti? Dvalin è un attaccante nato. Però i tiri sono troppo potenti. Lo mettiamo in porta per impedirgli di giocare da solo tutta la partita. Io vedo solo tre giocatori. Poi non so. Insomma, pensavo... Oh mamma mia, però sono forti davvero. Ci picchia. Davvero forti, il livello è alto. Ok, proviamoci ragazzi. Che vedevo di... Arriva il tiro di Harley. Onde inarrestabile, però 53 punti toglie, wow. Ha consumo alto. Speriamo che arrivi in porta. No, no, non ci arriva. Fregata. Ah, però anche loro si scaricano, il che è una cosa buona. Und giusta. Ovviamente non riesco a rubare palla. Figuriamoci. Allora, turbina rotante che dovrebbe... vincere, visto che l'altra volta l'ho fermati. Montagna. Certo, vince per elemento. Bravi, tutti quanti bravi così, Questo è gol, ragazzi. Non posso pararlo. A questo punto dovrebbe imparare pugno di giustizia.
Aiden vuole giocare, non Shona. È ovvio, ciò che i tuoi compagni vogliono sono le mie abilità in attacco. Beh, in effetti è vero. Ciò che conta sono i gol, è questo che dobbiamo dare alla squadra. Non ha senso che tu scenda in campo senza di me. Dobbiamo unire le nostre forze o non saremo mai perfetti. Cosa? Ok. Mostrateci cosa sapete fare, sarà super divertente. Tormenta glaciale! Ce la farà? O andrà fuori? Vediamo un po'. Oppla! Sì, è arrivato. Non è possibile! Un portiere in grado di fermare la tormenta glaciale con una sola mano. E io che riponevo grandi speranze in questa partita. Shona Frost è inutile. Sei inutile come Shona e sei inutile come Aiden. Ma allora non servo a nulla. Mettiamo Shona in panchina e ci mettiamo lui a posto suo, va? Che l'abbiamo reclutato poc'anzi. Ah, al posto proprio suo direttamente? Wow. Dai, su ragazzi, blocchiamoli però. È impossibile vincerla sta partita, ragazzi. Non ce la faremo mai. Mai. Non con tutti quanti gli attributi a sfavore. Questo è chiaro. Ah, questo è a favore mio, buono. Qualcosa. Ok, vediamo un po' se adesso riesce a pararla. Saetta spiovente! Adesso deve essere... Ci proviamo almeno a fare gol. Ah, siamo attributi neutrali. Ok. Vediamo un po'. Peccato. E dai, però gli passa in mezzo, gli passa, su. Ok, vediamo un po' se riusciamo a rubare palla. Sì, anche per sbaglio. Figuriamoci. Allora, ho una piccola prova per te, Mark Evans. Ancora. Mark, è ora che impari una tecnica nuova, tesoro bello. Dai, ce la facciamo? Dai, pugno di giustizia! Come vengo ad aiutarmi? Ah, bravi. Wow. Parata tripla moderna. Quel tiro, quelle onde negative, è proprio come il vortice. Precisamente, il vortice ha un effetto collaterale degli allenamenti di Lord Dvalin. Non te lo posso perdonare. Non posso perdonare a nessuno che manchi di rispetto all'oceano. Forse ho capito come seguire pugni di giustizia, ecco. La Ramon Eleven non si sarà mica già arresa. Lottate, forza. Oh, Gianni, dai. Entra nell'Arius, Axel. Qualcuno come te ci sarebbe d'aiuto. E poi se tieni veramente a tua sorella? Smetteresti presto di farle inutilmente resistenza? Teniamo d'occhio tua sorella, Axel. Prova a fare il furbo e... È questo che lo ferma allora. Ovviamente Harley chiama il bomber di fuoco. Ma non può. Non può entrare in campo a giocare. Axel, certo che gli importa. Verrò, ho fiducia in lui. Non mi aspettavo che avesse ancora la forza di parlare. Tu stai zitto, che non sei nessuno. Axel pensa intensamente a Giulia. Perdonami, non posso. Non posso più stare a guardare mentre i miei amici soffrono. Scusate se vi ho fatto aspettare. Già, sempre il solito ritardatario, eh? Finalmente è tornato Future. Quindi questo è Axel Blaze. Wow, che personalità, che carisma. Quindi finalmente si è fatto vivo, il leggendario cannoniere. Dvalin aveva ragione, ti nascondivi a Okinawa. Grandioso. Questo renderà il secondo tempo un po' più interessante. Sì, tu non sai neanche quanto. Future, vieni con te.
Livello 31, ragazzi, devo allenare tutta quanta la squadra allora, siamo molto bassi. La strategia sarà passare la palla ad Axel, ci penserà lui. È come la prima volta che Axel si è unito alla Raymond. Sembra che Dwight sia pronto a scatenare di nuovo il suo calcio interdimensionale. Non tentare nemmeno di pararla, Mark. Devo passare la palla ad Axel, quindi devo fermare quel tiro a tutti i costi. Sta pensando al fatto che le mega tecniche non sono perfezionate. Ma non è che non sono terminate, è che continuano a evolversi costantemente, possono migliorare sempre di più. Esatto. Parerò questo tiro e passerò la palla ad Axel. Pugno di giustizia! Viene respinta più che passarla. Però va bene uguale. È ottimo. Passa a me, Mark. Va bene. Serviamo la palla ad Axel. E invece mi sa proprio di no. Mi sa di no, ragazzi. La palla ad Axel, se ci arriva, è un miracolo. Dov'è? 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 Fatti vedere. Lì! Sì, qui! Vai, tormenta di fuoco! Sì! Baby, fai con questo tiro portentoso! Mamma mia, spacca tutto, Axel! Vai! Axel Fuchs! Sì, ti adoro! Non ce la farai! Sì! Oh yeah! È peggio delle partite di Galaxy sta roba, oh. Ragazzi, randomizer mai più. Ma questo è un motivo per il quale non intendo farne altre. Come ho spiegato nel video iniziale, nel video di presentazione. Oltre agli altri motivi, questo è uno di quelli. Perché è impossibile. Axel, ascoltami. Non è motivo di preoccuparti per tua sorella. Prima era sorvegliata, ma ora è al sicuro. Dici sul serio? Sì, sono appena stata contattata dai Secret Service. L'hanno portata in un posto lontano dall'occhio indiscreto dell'Alius Academy. Ecco cosa c'era sotto, ragazzi. E adesso vinciamo questa partita. Mi dispiace, ma attivo il furore perché non è possibile vincerla questa. Se non attivo il furore. Axel, tu pensa solo a stare in attacco. Qua ci pensiamo noi. Pensa ad andare su. Se ci riusciamo. Ci riusciamo, ci riusciamo. Dai che ci riusciamo, accidentaccio a te, dai. A te in generale, non ad Axel. Ci mancherebbe altro, ci fa vincere. Ma dai! Ma senti, ma sarai un pezzettino di prepuzio proprio, eh? Lo sarai? Dai, non mi fa incazzare ogni volta, su. Baby! 46 punti per la tecnica! Oh yeah! Vieni da papino! 2 a 1. Yeah. Sì, continuiamo così, Raemon. Aemon, perché no, eh? Tanto schifo il nome giapponese dire Raemon. È un nome giapponese, chiamatela Raemon, no? No. Doppiaggio non ci deve fare schifo per forza. Adattamento, non il doppiaggio in sé, l'adattamento. Sai che è una cosa diversa. Ah, tiro tanto per tirare. Magari sotto le gambe gli passa. Non si sa mai. Perdiamo tempo, tra l'altro. Perdiamo tempo. Accidenti. Dobbiamo perdere tempo, ragazzi. Perché sennò perdiamo e ci recuperano. Stranamente, Turnbull l'ha parata con una mano di luce. Non me l'aspettavo proprio una cosa del genere. Visto che non riuscivo a parare neanche un tiro semplicissimo. È gol perché si è fermato il portiere. Quindi ho fatto gol sullo scadere. Conta? Non conta. Peccato. Abbiamo vinto però, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Mamma mia. Giro di valzer di Chameleon. Vecchia spilla. Queste vecchie spille, ragazzi, servono un sacco, servono. Ma prima dobbiamo accedere al centro della città di Nazuma. Abbiamo vinto. Abbiamo vinto! Eccellente, Raymond Eleven. Ancora una volta la vostra abilità ha superato le mie aspettative. Ma poche cose mi fanno sentire vivo come giocare contro di voi. Ho persino iniziato ad apprezzare il calcio.
è stato il più sorprendente imprevisto nei miei piani. Valin. Guerrieri dell'Epsilon, mi ascoltate? Sì, Lord Valin. Non possiamo più tornare dal nostro signore. Ma continueremo a venerarlo e ad acclamare la grandezza dell'Alius Academy. Lunga vita all'Alius Academy! Mica tanto. Allenatrice, se non mi avesse mandato via allora, sarei potuto diventare uno di loro. La sorella di Axel era sorvegliata dalla Alius Academy. Hanno detto che se Axel non si fosse unita a loro, le sarebbe successo qualcosa. E quindi è per questo che ha lasciato la squadra e si è nascosto qui a Okinawa. Allenatrice, pur di salvare Axel e Julia, non si è preoccupata che ne la odiassimo. Ho viaggiato da sola e ho continuato ad allenarmi dopo aver lasciato la squadra. Non potevo pensare ad altro se non a come recuperare Julia dalle grinfie dell'Alius. Ad ogni modo adesso è tornato e possiamo combattere l'Alius insieme. La squadra ora è pronta. Davvero? Shona che vuole parlare ad Axel. Ora come ora sono un difensore, ma un giorno vorrei essere un attaccante come te. Ehi, aspetta. Axel Blaze, io ti sfido. Stabiliamo una volta per tutte chi è il vero attaccante perfetto. Scusami, non mi interessa. Hai paura, eh? Mi fai tristezza. È come se tu fossi prigioniero, in un certo senso. Mi piacerebbe giocare contro di te, ma dovrebbe essere vero te stesso, quello che hai tu dentro. Come l'ha zittito? E a quanto pare Harley si unisce a noi, ovvio, no? Harley è più vecchio di tutti noi. In realtà Harley non è che è tanto più vecchio, ha solo 15 anni. Nonostante nella serie animata dicano 17, ma nella serie giapponese dice 15. Quindi canonicamente ha 15 anni, non 17 come in quella italiana. Visto che al Football Frontier International non possono partecipare gli studenti che hanno sopra i 15 anni. Quindi penso che sia chiaro ora. Toshi, kutsuna? 15 ka. Abbiamo scoperto il quartier generale dell'Alius Academy, partiamo immediatamente. Il quartier generale è nella foresta del Monte Fuji. Probabilmente anche la Genesis si trova lì. Quindi preparatevi bene. Aspettava che la squadra fosse pronta, quello intendi, sì. È quello. Tranquilla. Ho sentito che hai perso di vista la sorella di Blaze. Hai perso l'unico strumento che avevamo per tenerlo in pugno. L'unico modo che avevamo per costringerla a unirsi a noi. Sono desolato, signore. Quando ho raggiunto il luogo, i miei uomini erano già stati messi fuori combattimento e non mi interessano le tue scuse. È stato un tuo errore, Wiles, te ne rendi conto, vero? Sì, signore. E ora Gazelle ha disobbedito ai tuoi ordini ed è sparito chissà dove. Mi deludi, Wiles. La prossima volta, la Genesis sconfiggerà la Raimon. Fai in modo che accada se vuoi dimostrare di essermi ancora di qualche utilità. Capisco, signore. La sorella di Axel non ha nessuna importanza. Hanno già perso qualcosa che è molto più importante. Siamo finalmente arrivati al quartier generale dell'Alius. Forza, mettiamocela tutta e vinciamo questa partita. Scopri come andrà a finire nel prossimo capitolo, la minaccia della Genesis. Questo è lo spirito della Raimon. Ragazzi, nella prossima partita contro l'Alius Academy affronteremo la Genesis, la squadra finale. Pronti per l'epilogo? Manca davvero poco. Ragazzi, questo video termina qui. Nel prossimo, appunto, Genesis, e poi vedremo quello che accadrà. Vincerò? No, assolutamente no, non ce la farò. Ad ogni modo vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio della Randomizer in descrizione. Link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!